Allora, Alina non sa come me. Che Chiara avrà visto sicuramente. Uno lunghissimo, troppo serio. Invece, Chiara, Gianni da Melfi dice: la canzone Grazie di tutto è un po' una lettera a qualcuno con cui è finita. A chi la dedicheresti? Si entra un po' dai, ci siamo. Beh, diciamo che quando abbiamo fatto quella canzone c'era qualcuno a cui dedicarla, però. No, non c'è più, quindi. Non c'è più, meno male. Ringraziato ormai. Però è comunque una fine buona, è una fine risolta, non ci sono. Drammi. Oh, questo è meno sì. Personale. Giovanni da Palermo, in questo nuovo album sembra più a suo agio con le sonorità, la sua voce sembra più valorizzata. Merito anche di Mauro Pagani? Lui, Mauro Pagani, sicuramente è il suo mondo, è comunque quello lì, e io volevo andare in quel mondo, non volevo più canzoni suonate, volevo più strumenti, volevo più verità, volevo staccarmi comunque da tutto quello che era troppo iperprodotto, ecco. E quindi abbiamo anche la decisione. Disco, abbiamo anche il disco, eccolo. E la copertina è un po' il riflesso di un disco così, ecco. Perché non senti che voce che ho. Bello. Sono molto sexy oggi. Allora, un altro messaggio ancora. Le leggi di altri universi, le ali che non ho, il cielo. Cosa vuol dire per te il cielo? Sembra che queste le costellazioni ti ispirino. Siete molto attenti, grazie. No, sì, era comunque, ero molto fissata. Era prima di fare tutto il disco, volevo comunque che trattasse dell'universo, volevo che ci fossero pianeti di mezzo, perché era una fissa che avevo e mi piaceva. Tanto che inizialmente volevo chiamare l'album Le leggi di altri universi. Che sarebbe molto nessun posto è casa mia, le leggi di altri universi, non si capiva più niente, capito? Quindi sono andata. Va bene per il prossimo.